DSS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Ti presento il signor Stop, che è un bel cartello che dice stop. E però sempre in terra. Non è tanto stoppato perché purtroppo cade spesso. Adesso è stato appena, vedi, rimesso su perché è successo nella giornata, nei giorni scorsi, lunedì credo, questo cartello è caduto. Ma perché ce ne occupiamo? Lo dice, cartello è caduto, come ne può cadere tanti, perché questo cartello lo scorso anno colpì una bambina, che qui c'è una scuola qui vicino, siamo in via nell'incrocio tra via Palestrina, via da Palestrina e via Certo Mondo. L'anno scorso questo cartello colpì una bambina che appunto passava da qui e adesso è di nuovo ricaduto, adesso è stato rimesso su e speriamo che ci stia. Insomma, l'unica cosa che uno si può, diciamo, uno può ipotizzare, che magari le auto che parcheggiano ogni tanto gli danno una bottarella. Sicuramente sta così, perché poi è molto alto, vedi, anche, forse anche per quello che è molto alto, il palo è pesante rispetto al cartello, quindi intende tirarlo giù. Vabbè, ci sbattono le auto e quindi sbattendoci le auto che fanno marcia indietro, che parcheggiano, una volta sbatte un altro, lo rallentano e va in terra. Di altro è anche collocato in una posizione che, perché uno che viene da questa piccola strada magari non è che lo vede neanche, cioè vede lo stop per terra ma non è che si veda molto bene, che c'è i cassonetti, vede un'area un po' particolare. D'altronde però come fai? È lo stop e non lo possono mettere il cartello in mezzo alla strada, sarebbe peggio ancora, sarebbe per un pericolo pubblico. Sulla sinistra il cartello non lo possono mettere perché è mantenuto sulla destra e quindi di conseguenza sembra che sia l'unico posto possibile dove lo possano mettere. Quindi secondo te ha messo bene, solo che gli danno delle, ogni tanto gli danno degli urti? Quello è il problema, sicuramente gli danno degli urti e piano piano con gli urti che prende cade. Solo che essendoci bambini, no? Magari questa volta speriamo che abbiano fatto il buco più profondo in modo tale che regga di più rispetto a prima, speriamo, non lo so. Tra l'altro ci sono dei cartelli di divieto di sosta dalle 8, sì esatto. Facevano i lavori. Anche perché non credo che siano parcheggi questi. No, qui non c'è parcheggio. Appunto, quindi il problema è che quindi non ci si dovrebbe proprio parcheggiare. Beh, e quindi non si colpirebbe il cartello. Quella che addirittura anche in mezzo all'incrocio parcheggiata. Sì. Comunque vediamo qui quest'area, siamo in questa zona, qui i cassonetti vedi non l'hanno cambiati ancora. Ancora no, ma meno male, direi meno male per loro. Perché? Sì, all'Elba ce l'hai, vero? Sì, tu sei un riccone, ricordiamolo, lui ha una casa all'Elba, signore molto ricco, benestante. E hai bisogno della bicicletta? No, non ce l'ho bisogno, grazie, ringrazio. Se non lascio la bevi, guarda. Sì, là in mezzo c'è la bici. Comunque, tu dici che si mette bene la spazzatura. Ma io sinceramente non ho problemi assolutamente, sono anche belli, grandi. No, l'abbiamo provato, ci vuole una certa forza per buttarcela dentro. Mi immagino una signora con queste buste. So, sinceramente a me non ho avuto problemi. Non t'ha impressionato? Non ho avuto problemi, dai. Va bene, sperando allora che questo cartello sia stato messo, ecco, come magari era anche prima. Magari ecco, in sicurezza, e quindi che non vi succeda di nuovo, non dobbiamo ritornare qui. Allora, dobbiamo anche sottolineare che l'intervento, dopo che sui social si è diffusa questa foto, ovviamente essendo successo che aveva colpito una bambina, è stato fatto immediatamente e quindi il comune, insomma, si è mosso subito e il cartello è ritornato nella sua posizione. Bene. Ci vediamo domani. Ciao.